ospite di oggi è della nostra rubrica Nando Morra, ex dirigente sindacale dell'autonomia locale, giornalista, pubblicista e politico. Già consigliere regionale del Partito Comunista, profondo conoscitore e studioso del meridione e della questione meridionale, nonché del pensiero di Carlo Levi. È stato presidente della Mostra d'Oltremare ed è stato storico, definito storico, segretario della CGIL di Napoli, del napoletano. Lui nel 68, nel post 68, diventa uno dei più giovani segretari della Camera di Lavoro di Napoli, forse a livello nazionale il più giovane. Porta avanti una serie di iniziative politico-culturali, le diffonde nell'area universitaria e nel mondo giovanile del post-sessantottino. Inizia la sua attività in redazione di giornale con l'Unità all'età di 16 anni. Diventa immediatamente cronista sportivo, e conoscendo Zucconelli, Coppi, Conti e Maradona, quindi diventando subito anche di buon livello, come di spicco per quanto riguarda per la sua età. È un profondo conoscitore, come detto, delle problematiche del sud, della questione meridionale, e da questa sua conoscenza, da questa sua continua battaglia, possiamo dire, da sindacalista e da politico per Napoli, per la Campania, ma per tutto il sud, il suo impegno è stato sempre protratto affinché venisse rivendicato il ruolo del meridione, ma non nell'ordine di separazione, di distinzione tra nord e sud, ma di creare una coesione tra nord e sud di un'Italia libera e unica, come creata dai nostri padri fondatori costituzionalisti. Oggi parliamo di uno dei libri, secondo me, uno dei più importanti saggi che ci sono nell'ordine della letteratura contemporanea, e parla in realtà di Levi e del Mezzogiorno. Il titolo è Il messaggio di Levi e il Mezzogiorno, tra diserzione della sinistra e autonomia differenziata, dove la prefazione è di Nicola Filazzola ed è edito da Mondi. Allora, dottor Morra, come abbiamo detto, il suo libro affronta una delle problematiche più calde di questo periodo, ma un po' di tutta la storia del dopoguerra italiano, che è la questione meridionale, ed oggi è ancora più conclamato questo problema dal DDL Calderoni delle autonomie differenziate. Ci può dire la sua posizione in questo senso, e nonché come mai questo interesse su Levi e sulla questione meridionale? Sì, grazie. Beh, l'interesse su Levi è antico, come antico è la mia ricerca e il mio impegno sulla questione meridionale. E non solo per essere un figlio del Mezzogiorno, ma anche per essere un meridionale napoletano che a 18 anni è andato a Milano a lavorare alla Edison, a 20 anni ero al petrolchimico di Porto Marghera a dirigere il laboratorio di analisi chimiche, e ho scoperto e vissuto e soffresto la questione migrazione, che è una componente ieri di una certa tipologia, oggi purtroppo attuale e nuova, della questione meridionale. Quindi ritorno alla realtà e l'impegno poi dal sindacato alla politica, alle istituzioni, all'associazionismo. Sono stato responsabile nazionale del Mezzogiorno per la Lega degli Autonomi Locali. Ho rappresentato la Campania con il Consiglio del Comitato dei Ministri a livello governativo, in quanto consigliere regionale e presidente della Commissione Ricostruzione e Sviluppo della Regione Campania. Quindi c'è, diciamo, una radice antica di interesse culturale
e poi politico, sociale, economico, per quanto concerne le tematiche del Mezzogiorno. E queste tematiche lei è stato... Chiedo scusa, quindi prego? Chiedo scusa, questo impegno nel sociale, nella politica, nel mondo nazionale, diciamo, le ha affidato anche il titolo di commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sì. Questo che è molto difficile per un sindacalista avere questa onorificenza, giusto? Ma le dirò con molta schiettezza che credo di essere l'unico in Italia ad essere stato nominato nel movimento sindacale, insieme ad un altro amico e collega e compagno caro, Antonio Lombardi, ad essere stato insignito di questo riconoscimento, che è un riconoscimento con una forte motivazione che mi rapporta all'impegno, voglio dire, ultra trentennale espresso sui temi del Mezzogiorno e per il suo sviluppo, e soprattutto in una visione di un Mezzogiorno protagonista di una nuova Italia, e cioè un piede, una gamba portante di un'Italia più moderna, più compiuta, più unita, capace di essere più forte in Europa, nel Mediterraneo e nel mondo. Lei ha preso il soprannome di gentleman del sindacato, in realtà. Molti lo hanno definito come il gentleman del sindacato per il suo modus operando anche durante le battaglie sindacali, anche quando c'era di stringere i denti e battere i pugni. Dico bene. Mi sta facendo ritornare al mio medioevo, ma sì, è bello però ricordarlo. Questa è una definizione non mia, è una definizione che nasce da una pagina che Repubblica vuole dedicarmi pochi anni fa, che ho qui ancora nel mio studio, quello di fronte, e si trovarono così. Devo pensare che insieme alla determinazione assoluta sempre nelle battaglie, nelle lotte sindacali, politiche e sociali, c'è stata sempre la mia... il modo di essere ancorato ai valori della civiltà, del confronto, del dialogo, della democrazia. Voglio ricordare che una delle persone più stimate da me, con cui abbiamo lavorato tanto, sarà per esempio l'ex vicepresidente della Confindustria Nazionale, Enzo Giustino. Eravamo amici, ognuno dalla sua parte, ognuno faceva il suo ruolo, però rispetto ai problemi, alle tematiche relative a che fare per il Mezzogiorno in funzione dell'Italia e del progresso italiano, ci siamo sempre ritrovati. Ecco, le differenze quando sono ideologiche si capiscono, ma poi trovano e possono trovare una composizione nel valutare quello che è lo slogan del mio sindacato di appartenenza oggi, cioè lo CGIL, dice l'interesse generale. Sì. L'interesse generale significa avere una visione globale e sapere che la via mediana non è di compromesso banale, ma per la soluzione dei problemi è possibile sempre identificare. Del resto abbiamo alle spalle della storia un grande maestro, Machiavelli, quale diceva giustamente che l'arte di governare non solo è una delle degli esercizi, dei magisteri più difficili, ma anche dei magisteri più nobili. Certo. Quindi, tornando al libro, al saggio su lei, ecco, sul Mezzogiorno, sì. Dicevamo, quindi, nasce da una passione, a parte quella istituzionale, politica, sul Mezzogiorno, ma anche un amore vero e proprio verso Levi scrittore, dico bene. Sì, infatti dice bene, perché passiamo da dove abbiamo iniziato, sì. E cioè il mio interesse per Levi in particolare, ma voglio dire per tutto un filone, sarò estremamente sintetico, ma voglio dirlo, per tutto un filone che riguarda la cultura del Mezzogiorno, intendendo per cultura non soltanto la letteratura, ma l'arte figurativa, la capacità di progettare ideale a livello di grandi architetti, la capacità di intravedere configurazioni diverse dal passato,
che ha caratterizzato tanta parte e tante intelligenze del Mezzogiorno, che a mio parere è stato sottovalutata da sempre. Prendiamo per esempio Levi. Levi ha dovuto sostenere una battaglia nel Partito Comunista, ostacolato dalla cosiddetta intelligenza, che io definisco in Cachemire, di Alicante e compagni, che l'hanno isolato. Ma come Levi, Rocco Scodellaro, Corrado Alvaro, come Levi lo stesso De Filippo, soltanto al Festival dell'Unità di Napoli, cosa che ricordo nel mio saggio, De Filippo è stato chiamato sul palco d'onore con Berlinguer dopo 30 e 40 anni di isolamento intellettuale e politico. Cioè a dire, questa sottovalutazione della cultura meridionale è una componente dell'arretramento e dell'arretratezza del Mezzogiorno, che ha il suo parallelo poi nell'arretratezza economica e sociale e quindi nelle condizioni complessive del Mezzogiorno. Da qui quindi io dico l'attualità del pensiero di Levi, perché Levi non è stato compreso a suo tempo, anzi è stato osteggiato. Pensi che soltanto a metà degli anni 70 Giorgio Napolitano e Alicata andarono a Tricarico in occasione di una commemorazione della commemorazione di Rocco Scodellaro, e con un'autocritica seria, perché era gente seria, gli abilitarono, tra virgolette, questa grande personalità del Mezzogiorno, socialista, sindaco, poeta, scrittore, e che ha vissuto poco ma ha lasciato molto. E così è stata una battaglia per lei e così per gli altri. D'altra parte, una delle radici di collegamento, se ci riflettiamo bene insieme, è che con Levi e insieme al gruppo, per così dire, Levi, e poi è nato il verismo meridionale, sono nati i film, è nato Visconti, sono nati De Santis, è nato Germi, cioè tutto un filone culturale che ha anche alimentato la cinematografia e anche la scena teatrale, che ha portato all'ordine del giorno la reale condizione del Mezzogiorno. Quindi è stato in sintesi, Rocco e i suoi fratelli, cosa è? Non è un manifesto del vecchio meridionalismo? Possiamo dire che Levi è stato il manifesto, il precursore di una corrente culturale che ha abbracciato la cultura a 360 gradi. Che perfetto, Levi... infatti, prego, prego. Dico che... E infatti dicevo, non soltanto con le opere, pensiamo a, non solo a Cristo si è fermato a Eboli, ma anche all'orologio e all'altro. Pensiamo per esempio il Levi del discorso fatto a Palermo in occasione del congresso sul lavoro nel 1975, che è in calce anche al mio saggio, molto pubblicato in calce al mio saggio. Beh, è un documento testimonianza di grande passione civile e politica che alimenta tutto un ragionamento, e il ragionamento si chiude in tre parole: sottovalutazione del Mezzogiorno. Ora, nel corso del tempo e degli anni, e diciamo con la ricostruzione eccetera, ci sono state naturalmente storture e situazioni particolari. Ci si è inventati la Cassa per il Mezzogiorno, che certamente ha avuto un ruolo importante per delineare alcuni punti di cambiamento strutturale, economico, sociale, infrastrutturale, del quale il Mezzogiorno aveva assoluto bisogno. Ma il gap è rimasto un gap che è culturale prima, poi economico e sociale. Se andiamo a vedere le analisi attuali della Svimez, ma anche non solo della Svimez, voglio dire, di tutte le istituzioni pubbliche, l'Istat e compagnia bella, noi cosa constatiamo? Constatiamo che il gap nord-sud non solo non è diminuito, ma è aumentato. E constatiamo ancora una cosa più grave, quella che il presidente della Svimez Giannola definisce la costituzionalizzazione del divario nord-sud. Traduco, mi spiego. Prendiamo il PNRR. Si è parlato tanto di Mezzogiorno e PNRR. Al di là delle polemiche attuali e della centralizzazione politica sbagliata
ad opera del ministro Fitto, che blocca tutto, soprattutto per quanto riguarda la Campania, e quindi con quelle regioni che contestano questo modo di fare, di interpretare la politica, gestire la politica. Diciamo la verità, vorrei essere lapidario: l'Europa finanzia un programma per il superamento del gap all'interno dei paesi della comunità tra zone avanzate e zone arretrate. Ora credo che zona arretrata complessivamente debba essere considerata il Mezzogiorno. Quindi sarebbe ragionevole che la gran parte delle risorse fossero state assegnate al Mezzogiorno. Nulla di ciò. Che succede? Succede che il 40% viene assegnato al Mezzogiorno, il 60% al Nord. Ma di quale sviluppo ha bisogno il Nord? Dobbiamo essere seri. Al Nord non c'è spazio più neanche per un albero, o per un capannone, o per un'autostrada. Al Nord bisogna intervenire soltanto per affrontare i grandi temi della salvaguardia dell'ambiente, dei pericoli legati ai cambiamenti climatici e per un'organizzazione della realtà produttiva diversa da quella attuale. È il Sud che ha bisogno di iniezioni e di essere la locomotiva di un nuovo sviluppo unitario nazionale. Invece il 60% al Nord e il 40% al Sud, i divari non saranno mai colmati. Quindi ha ragione Giannone, la scrive: ci sarà la costituzionalizzazione e quello che io chiamo il divario da qui all'eternità tra il Nord e il Sud del nostro paese. Io denuncio tutto questo, e dico ancora di più. Prego. Dicevo che oltretutto tutto questo divario che si viene ulteriormente ad aumentare con questa, queste due percentuali che dovevano essere all'incontrario, se vogliamo dire, c'è anche, c'è anche da dire il problema autonomia differenziata che va ad aumentare questo gap nord-sud. Ci arrivo subito, e infatti, lei sta dicendo una cosa estremamente puntuale, mi spiego anch'io meglio. Stante la divaricazione nord-sud e stante il fatto che col 40%, ammesso che fosse impegnato tutto, non risolvi nulla, perché tale rimane, io considero l'autonomia differenziata non soltanto, come è stato detto, la dissociazione dei ricchi, ma considero questo una scure che si abbatte sul paese con grande incoscienza da parte delle classi di governo e delle classi dominanti. Perché? Per una ragione molto semplice. Prendiamo ad esempio la storia di un grande paese europeo, la Germania. Ma la Germania, per chi ha avuto modo di vedere, e comunque è un invito che faccio, una sollecitazione, andare in Germania e vedere oggi se c'è differenza tra Germania dell'Est e Germania dell'Ovest, una volta Germania Est e Germania Ovest. Con la caduta del muro hanno affrontato un piano nazionale di interventi per portare la parificazione di scuole, università, sanità, occupazione, reddito, salari, welfare. Cioè, hanno unificato il territorio al 100%. Hanno unificato il territorio nella realtà economico-sociale. Quindi oggi andare a Lipsia, come io sono andato 3 volte, seguendo anche il calcio e la Coppa dei Campioni di Napoli di Maradona, per dire, ma come sono andato 40 anni fa per un congresso della Federazione Italiana, c'era la miseria nera. Utilizzo ancora il termine miseria nera. Si vada oggi, io sono stato l'anno scorso a Lipsia, nei piccoli paesi a Dresda, nei piccoli paesi a Attenburg, Wittenberg, nei piccoli paesi d'arte, si sta come a Monaco, si sta come ad Amburgo, la gente è serena, i negozi sono pieni di roba, cioè a dire, non è il mio modello di consumismo, ma c'è la parificazione che si tocca con gli occhi. Qui è proprio il contrario. Non c'è un grosso divario societario, non c'è una. Assolutamente no,
a partire dai salari che sono stati unificati tra Germania Ovest, Germania Bonn e Germania dell'Est naturalmente, ma oltre questo c'è un proprio, è stata una rivoluzione culturale, un progetto strategico. E quello che è mancato e che manca ancora in Italia, e qui vediamo ad un altro punto che io denuncio nel mio lavoro, l'assenza della classe dirigente politica meridionale. Guardi, su questa storia dell'autonomia differenziata, l'unica voce che si è alzata, oggi parlano un po' tutti, ma io sono abituato a dire le cose come stanno e come le vedo, è un problema di onestà intellettuale. Io non posso dimenticare, non dimentico, che gli ultimi 20 anni sono stati più o meno di governi dove la sinistra e il centro-sinistra avevano le redini e la guida del nostro paese. Questo è un dato oggettivo, non è una mia invenzione. Bene, cosa è stato fatto per determinare il superamento anche nel corso di questi ultimi 30, 20, 10 anni? Nulla. Oggi giustamente si combatte con l'autonomia differenziata, ma questa è anche una responsabilità nostra come classe dirigente e di sinistra soprattutto, che abbiamo alimentato prima dando campo all'eismo, poi alimentando questa idea secessionista, perché dietro l'autonomia differenziata poi c'è in realtà il grande progetto di dividere l'Italia unificando varie regioni, quindi tra nord, centro e sud. Ed allora noi torniamo ai primordi del risorgimento, per il quale tante forze culturali del nord, economiche, sociali, politiche, si sono impegnati insieme a noi nel mezzogiorno, sempre sottovalutato, per ritrovarci nella configurazione che viene proposta con un'Italia diversa da quella che è nata dalla lotta partigiana, dalla resistenza, dalla Costituzione e dalla democrazia. Ecco il punto. E allora l'autonomia differenziata è un grande imbroglio, come un grande imbroglio del PNRR. E uso una definizione che mi piace ricordare, è il testo di una opera famosa di Carlo Emilio Garda, Il maledetto imbroglio di via Medonata. Qui siamo al maledetto imbroglio di Palazzo Chigi, che parla di autonomia differenziata e di presidenzialismo, sapendo che questo non va nella direzione di costruire un'Italia innovativa, moderna, civile e produttiva, ma un'Italia che arretra, perché si arretra il mezzogiorno, arretra tutta l'Italia, lo si deve sapere. Questo è un punto sul quale non c'è da discutere. E allora ecco il problema delle responsabilità complessive, le responsabilità del mezzogiorno, della classe dirigente del mezzogiorno in primo luogo. Oggi il Sud non è una rappresentanza politica seria, parliamoci di altro. C'è una nuova questione meridionale, però noi pensiamo a cosa sono i diritti negati e per quanto riguarda diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, come la sanità per esempio. Non parlo del diritto al lavoro, ma finanche non parlo del diritto, ma la sanità, le grandi conquiste civili, nessuno ha un'altra connotazione, un elemento di arretratezza e di fatica. La gente, i cittadini non ce la fanno più a reggere questo. E mentre per esempio a nord ci sono più scuole, a sud mancano le scuole, eccetera, l'autonomia differenziata comporterà un'ulteriore divaricazione, perché dove ci sono le risorse si fanno più scuole, l'università va più avanti. Si parla addirittura di introdurre di nuovo le gabbie salariali con salari differenziati tra professori del nord e professori del sud, tra addetti alla pubblica amministrazione del nord e alla pubblica amministrazione del sud. Quando si dimentica una cosa, me la lasci dire, c'è una nuova questione meridionale, che è la questione meridionale dei diritti, in primo luogo il lavoro e secondo del blocco di questa emorragia che si chiama emigrazione giovanile. Lei sa meglio di me che nel corso del Novecento, anche per esperienze forse dirette che abbiamo avuto tra di noi, prima del Novecento e nel corso del Novecento, migliaia e migliaia, centinaia, milioni di meridionali hanno preso la via delle Americhe, soprattutto del Nord, dell'America del Sud,
ma anche dell'Europa. Sta parlando con uno che è figlio dell'emigrazione, cioè mio padre ha fatto quasi 40 anni di emigrazione in Nord Europa. E questo la onora, ma ci onora. Oggi siamo arrivati al punto che io ho scritto un articolo per Repubblica e ho fatto un'iniziativa come Regione Campania, come AREC, Associazione Ex Consigliere Regionale, della quale mi occupo come vicepresidente, sull'emigrazione giovanile. 4 mesi fa a Benevento 400 ragazze e ragazzi hanno ospitato per la città, laureati da quella università, un'università delle aree interne, una cosa stupenda, Benevento, che poi prende parte del Molise, parte della Capitanata, parte della zona di Spina Alta, eccetera. Questi giovani che hanno ospitato quel Benevento erano sorridenti per il successo conseguito, ma avevano anche la tristezza che si leggeva, perché sapevano che non possono restare nelle loro città, nei loro paesi di colline e di montagna, nelle loro realtà familiari. Sono costretti all'emigrazione per trovare un posto di lavoro adeguato a livello di studio e sacrifici fatti. Come io vi ho ricordato 20 anni fa, Milano e Porto Marghera, alla Sicenison, come lei, come tanti altri. Noi dobbiamo sapere che nel sud ogni 4 anni scompare una città media di 150.000 abitanti, come Salerno, viene cancellata dalla topografia meridionale. Sono i giovani che vanno o in Europa o al nord a lavorare. E quindi le famiglie, noi paghiamo il costo, l'onere della formazione, della scuola, dell'università, del mantenimento. Il nord dell'Europa si avvale del valore aggiunto, cioè arrivano giovani preparati e formati. E il dramma sa qual è? Che quando parliamo di rinnovare la pubblica amministrazione meridionale, i municipi, i tribunali, le preture, la sanità nel mezzogiorno, quando va via questo esercito di giovani laureati e diplomati qualificati, ma cosa resta nel mezzogiorno? Con chi e come facciamo l'innovazione e l'ammodernamento della pubblica amministrazione? Con chi combattiamo la burocrazia, come giustamente sottolinea e combatte il presidente De Luca? Allora ci sono fatti che vanno detti per onestà intellettuale. La verità è che oggi il Mezzogiorno è senza rappresentanza politica e istituzionale, e se togli 2 regioni e 2 presidenti, Emiliano da una parte con la Puglia e De Luca con la Campania, non siamo sotto zero, perché chi dovrebbe rappresentare il Mezzogiorno dovunque e comunque, in ogni condizione, dovrebbe ragionare da meridionale nell'interesse dell'Italia e non in funzione delle direttive dei partiti che li congelano lì. Che se Bandi in Basilicata vuole essere eletto, non può fiatare, come fa a mettersi contro il suo governo? E così gli altri. Quindi, questa è la condizione di ulteriore sudditanza del Mezzogiorno. Dottor Mora, quindi tornando un attimo, lei ha fatto riferimento a una assenza, mi passi il termine, io dico culturale, della classica, di una parte della classe politica meridionale attuale, che è vittima un po' di una riforma elettorale che è stata la peggiore che possa aver avuto la Repubblica Italiana dal dopoguerra ad oggi. Lei nel suo saggio parla di Berlinguer, parla della figura di Berlinguer che prima di morire, nella parte più ampia del suo operato politico, aveva già intravisto un po' il futuro politico italiano, l'avvento della nuova forma mentale della politica nazionale, o sbaglio? Ma guardi, lei sta facendo, ha operato una riflessione.